senza la rete avevamo problemi al nostro studio. Avevamo una linea molto debole che non riusciva a supportare 5 computer. Sono il presidente di un'associazione culturale qui a Montefoscoli. La mancanza della linea internet fino a 2 mesi fa ci metteva in seria difficoltà. Un mestiere come il mio, nel quale devi trasferire almeno pacchetti di 300 mega via internet, dovevi impiegare dalle 9 alle 12 ore. Pietraviva è un paesino che si sta ripopolando di una generazione che viene da fuori. La prima infrastruttura che ha cercato è stata la banda. La banda larga mi aiuta notevolmente nella comunicazione con i miei clienti usando Skype, WhatsApp. Sono informacista di Prunetta, sulla montagna Pistoiese, a circa 1000 metri di altezza. Adesso la fibra ottica, c'è un netto miglioramento della velocità di connessione, soprattutto nel collegamento al servizio Coop. Da quando è arrivata la fibra riusciamo a lavorare con molta più facilità. Se devo mandare allegati importanti riesco a mandarli velocemente. Per la nostra clientela nazionale e internazionale è fondamentale avere una connessione internet molto veloce. Dopo l'arrivo della 7 mega anche parlare con amici lontani, parenti, dei parenti a Parigi è diventato decisamente semplice. Grazie ad internet veloce posso lavorare molto meglio ed ho molto più tempo da dedicare alla parte che arriva. Grazie alla banda larga posso assicurarvi che Colonnata, questo piccolo paese nel cuore delle Alpi Apuane, può comunicare con tutto il mondo. Grazie alla banda larga sono potuto rimanere a vivere nel mio paese, che è Sasso d'Ombrone, e lavorare qui. La banda larga è stata la possibilità di aprire e mantenere aperta una finestra nel resto del mondo, non solo per me ma anche per i miei figli.